Buongiorno a tutti. Oggi io e questo ragazzo che si chiama Guglielmo. Ciao Guglielmo. Guglielmo, giusto? Giusto. Io mi chiamo Frank. Frank. Giocheremo a The Sims 3. Ok, che è un gioco divertentissimo. Creeremo la nostra famiglia magica e faremo bambini neri, cinesi, qualsiasi cosa. Comunque, so che presto uscirà The Sims 4, magari se vi piace questo ne facciamo pure un altro. Esatto. Iniziamo subito a giocare. Cos'è questo? Questa qui è la città. Sì. Wow. È illuminato, c'è stato il sole per un attimo nel laghetto. Nel laghetto. Allora, create sim. Vedi? Questo qui è... Guarda. Questo qui è... Michael Jackson. Sì. Michael Jackson? Michael Jackson. Michael Jackson? Michael Jackson. Verde. Ma perché dovrei essere un pisello? Oddio, ti... L'uomo fava. Questo qui è, guarda, è quando fa la cacca. Devi cagare. Capelli. Importantissimo. Allora, guarda quanti capelli. La società non mi capisce. Io a volte mi giro, mi guardo allo specchio e chiedo: chi sono? Chi sei? E tu chi sei? Io mi guardo. I miei occhi cambiano colore. Fagli i neri capelli. Molto meglio. Wow. Un emo grasso non si è mai visto. Lo amo. Forse okay. Un po' più pallido allora dovrebbe essere. Un po' più pallido, allora sì. Le sopracciglia. Sì, così. Così. Io non conosco le pinzette. Il baffetto però. No, è Charlie Chaplin o Hitler. Comunque è sempre sbagliato. Questo? Oddio, questo qui è tipo... teenager che ancora... Sì. È presente quando hai i baffi da foca? Sì, e non te la sgommata. Ci piace. Certo. Occhio. L'occhio... Così. Perché sta sempre... Sta sempre a pensare a qualcosa di profondo. Sì, è vero. Sta sempre a pensare a qualcosa di profondo. E c'è... Certo. Make-up per forza. Sì. il rossetto nero proprio... Io odio questa vita. Io adoro gli unicorni. Gli unicorni sono gli unici animali che mi capiscono. Questa è l'unica cosa felice che ho addosso. Capito? Il allora, suo messaggio. Però è troppo. Una stella è sotto i capelli, sì, è meglio. Sì, dai. Sì. Bravo, fammi vedere. Ma fammi vedere. Questo è uscito da un concerto dei Tokyo Day. Allora, secondo me è perfetto. È bello così. Secondo me è perfetto. O coccolone oppure tipo sexy. Così. Perfetto. No, non ho parole. Sono un figurino. Si può chiamare tipo... Corrado. E di cognome... Chiesa. Corrado Chiesa. Perché lui odia la chiesa. Sì. Io sono anticlerico. Ho fatto, ora ne dobbiamo fare un altro. Fai una donna? Sì, dobbiamo fare una donna, c'è bisogno di una partner. Madonna che tagli che c'ha, dietro gli è esploso un petardo. Miley Cyrus! Miley Cyrus! Miley Cyrus! Ma che like a Miley Cyrus! Com'è che ce l'ha? Aspetta, troviamo una foto di Miley Cyrus. Rosetto, così, rosa, prova. No, più chiaro. No. Non mi sono mai impegnato così tanto nella mia vita. No, vabbè. Il vestito è facilissimo. Allora. Questa è lei. Questa okay. È lei. Ok, mi piace. Facciamo un altro oppure questo? Sì, facciamo un altro tipo che mette un pochino zizzania. Ok. Ti prego, facciamo abitare con loro Fiona di Shrek. Sì, hai ragione. Dobbiamo... È troppo importante secondo me Fiona di Shrek. Ma è importante proprio ora come mio obiettivo della vita. Della vita. Sì. No, ti giuro, dovresti lavorare alla Pixar o alla DreamWorks. Oh, eccoli lì. Vediamo. Li amo.
li amo. Guarda Fiona. Li amo. Fiona di Shrek. Solo una cosa, secondo te non dovremmo... E Corrado è scalzo sulla ghiaia. Cosa stai facendo? $1,000,000, perfetto. Allora, facciamo la casa. Io farei stanza per stanza. Esatto. Allora, pavimento. Stanza per stanza. Corrado. Camera di Corrado. Già mi fai ridere. Io la butto lì. Ok. Mi piace. Però sarebbe bello se Corrado vivesse in un buco. Ok. Aspetta, gli voglio fare un buco. Cioè, vabbè, il letto ci piace. Mi piace. Senza finestre, camera sua. Lui non ha le finestre. Ma forse non ha neanche la porta. Si è fatto costruire intorno il muro e ha detto: barricatemi qui dentro, voglio morire qui. Ma forse Corrado, la casa è di là. Corrado, questa è una sua stanza piccola a parte. Che per entrare in bagno deve farsi il giardino. Meraviglioso. Cioè, ha bisogno di un computer. Sì, perché lui sta su internet. Allora, ogni giorno, ogni istante della sua vita lui sta su internet. Miley Cyrus, la donna umile. Non ci sono tipo gigantografie di Miley Cyrus da poter mettere sulla parete. Se è pieno di specchi, perché lei si deve controllare sempre se... Esatto, mi piace. Lo specchio per vedere il suo profilo, se... Poi uno specchio che specchia uno specchio. Devi mettere, perché lei è talmente vanitosa che fa specchiare pure i suoi riflessi. Ecco. Lei passa là in mezzo. Oppure lei, questo qui è lo spazio per evocare Satana. Lei non ama anche, non si droga pure. Sì, il cannabis. E allora lei ha tutti i cannabis attorno al letto. Sì. Che le ha e le ha dato un nome a ognuna di loro. E le aiuta pure a dormire. Quella è Vincenza, Filippa. Questa è quella lì più curata di pianta di marijuana. Sta crescendo meglio. E poi la piccola Benedetta vicino al cuscino. Fiona abita fuori, secondo me. Perché. Ok, è senza pareti. Sì, senza pareti fuori. Mi piace. Abita sotto un albero. Abita qua. Perché gli porta sfiga lei. Sì. Sotto all'albero. Ok. Aspetta. Ma lì sai, facciamola cambiare intanto col suo vestito. Andando a spedere. Ah, prima va a fare. Ecco. Grande Miley, ora sì che ti ricordo come nei tuoi video. Sto girando un video musicale. Corrado dorme dentro i frigoriferi. Ok. Romantic, subito. Romantic. Facciamogli un complimento, sì. Perché secondo me quei baffi sono bellissimi. Vai, Miley. Vai, Miley, ecco. Lui non se l'aspetta. Non ha mai socializzato. Sai una cosa? Liam Hemsworth. Ti fa una pippa. Ah! Oh. Beh, Corrado Chiesa credo che l'abbia capito che non ha possibilità. Bene. Guarda che carino che è come gigioneggia lui. Oh, sì. Sei truccato meglio di me. E intanto Fiona. Che spalle forti. Fiona. Nel frattempo Fiona è chiusa nella sua piccola piscina. Oddio, che cosa sta facendo? Sta affogando. Sta affogando. Oddio, non riesco ad andare. La morte, non c'è la morte! Ma perché muori? Togliamo quei cacchi. Via, li abbiamo tolti. No, toglili. È morta Fiona. Fiona. Ecco Fiona. Aspetta, fammi vedere un attimo. Fiona che si è buttata nella tomba. No. Wow. Fiona di Shrek. Non ti sei. Un po' è che è stato commovente. Intanto loro due si massaggiano mentre è morta la loro amica. Vedi? Ah, lui, ok. Lui forse un po' ci pensa. Non gliene fotte un cazzo. Che Pazienza. Io voglio sopravvivere al lutto guardandomi allo specchio. Lei sta ridendo. Sono impazziti. Eccola che non capivo che era la voce di lei. Lei pensa alle rose, lui invece è disperato. Volevo aggiungere delle decorazioni un attimo. Tu sì che
una cosa semplice volevo. Miley Cyrus. Due. Pearl Harbor, sentito la. Questo è per Fiona. Oddio. Che cos'è? Gnomi. Che belli. I sette nani. Lo sai che credo che sia molto pittoresca come casa? Io la trovo molto... sì. Plausibile. Sì. Ma quello dove siete? Che sta succedendo? Fuoco! Corrado! Corrado! Miley si è svegliato! Ma mi sta... Che sta... E cosa succede adesso? Aspetta, fammi vedere... Miley... No, Miley, salvati tu! Corrado può morire, ma vai, è il mio personaggio! Go here! Vai! Dopo panico! Non sanno che fare, stanno solo urlando fiamme! Bravo, bravissima! Bravissima! Tu rimani qua! No! Bravo, bravo, spingi giù! Spingi Corrado! Bravo, spingi! Questo è un nuovo modo di farsi le lampade, forse. Sembra che stiamo facendo tutt'altro loro due, posso dirlo, guarda. È vero, lei è uno strap-on. Ma comunque questi sono giorni che stanno urlando per il fuoco. Cioè, sono passati giorni e nessuno li aiuta. Nessuno. Eh sì, sì. Aia. E intanto ci notificano delle bollette arrivate. Adesso bisogna ucciderli, secondo me. Sì. È finito il fuoco. Ok, allora, io credo che sia arrivato il momento però di fare delle cattiverie a queste persone. Ok. Ok. Quindi serve. Non serve, quindi in teoria anche più piccola posso farla questa abitazione. Allora, Corrado deve andare a cucinare immediatamente. Miley deve andare immediatamente qui dentro. Fallo accendere la TV, capito? Sì. Non fa quello che gli dici. Si è addormentato all'impiedi. Corrado dorme. È stata una giornata molto pesante per lui, morta Fiona, casa ha preso fuoco, sai, giornate normali. Ha avuto un crollo. Perfetto. Guarda come puzza. Oh, okay. Ora fai cucinare. Ha fatto si è fatto pipì. Mi dispiace un sacco, Miley Cyrus. Miley Cyrus. Come facciamo a ucciderli? Non ne ho idea. Dobbiamo ucciderli. Allora, ragazzi, i due, Corrado e Miley Cyrus, non vogliono morire. No, ammazzateli. No, Matteo, non li ammazziamo. Perché? Perché devono vivere, se lo sono meritati, hanno passato una giornata di merda. Fiona è morta nella piscina. A loro hanno passato 3-4 incendi vicini che li hanno insultati. Mo sono chiusi in un 4 pacche di mura. Da giorni, lei ha 2 TV accese, puzza di merda. Si è cagata. Corrado c'ha le sue pantofoline rosse. Non muoiono. Noi volevamo offrirvi un finale spettacolare dove Fiona moriva, Miley Cyrus moriva e Corrado moriva. Invece no, non muoiono. Allora io vi saluto. Guglielmo vi saluta. Vi salutiamo, ragazzi. Stavo cercando in tutti i modi di farli morire, ma non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Sai cosa dovremmo fare magari la prossima volta? Cosa? Giocare solo per farli morire. Okay. E facciamo un gioco tipo alla... Sì. Com'è che si chiama? Solo enigmista. L'enigmista. Cioè, creiamo solo enigmista dei Sims e vediamo chi dei giocatori vince. Sì, chi arriva alla fine e chi muore per ultimo. Bellissimo, bellissimo. Ti piace? Mi piace tantissimo. Perfetto. Allora, ciao!